Oggi andremo a fare le orecchiette con i broccoli. Abbiamo messo nella nostra casseruola, solitamente ci va solo l'aglio, a me piace anche la cipolletta, quindi ho messo cipolletta e aglio. Vado a mettere dell'olio, vado a mettere il mio coperchio, chiudo, accendo la fiamma e faccio rosolare. Aver rosolato, spengo, aspetto qualche secondo e vado ad aprire. Do una girata alla mia cipolletta con gli spicchi d'aglio e vado ad aggiungere le cime dei broccoletti, che andiamo anche a fare rosolare per insaporire. Quindi rimettiamo di nuovo il coperchio e riaccendiamo di nuovo la fiamma. Tiriamo una bella girata, perché è una bella quantità di broccoletti. Accendiamo nuovamente la fiamma mettendo il nostro coperchio. Dopo aver rosolato i broccoli, abbassiamo la fiamma, ci andiamo a dare una rimescolata dopo averli rosolati e andiamo ad aggiungere le nostre orecchiette. Sono 350 grammi di orecchiette, quindi vado a mettere l'acqua che sono ogni 100 grammi ci va un bicchiere di acqua. Li vado a rimescolare, vado ad aggiungere il sale, del pepe e andiamo nuovamente a mettere il nostro coperchio e continuiamo la nostra cottura. Appena parte l'ebollizione, io conto 10 minuti abbassando la fiamma per la mia cottura. Si sono trascorsi. Ho spento e ho lasciato poco riposare con il coperchio la mia pasta perché continuo un altro pochettino a cucinare. Andiamo a vedere la nostra pasta con i broccoli, orecchietti con i broccoli, fatta con un unico tegame tutto insieme. Difatti i sapori restano inalterati, anche le vitamine e le proprietà. Andiamo ad impiattare la nostra pasta. Quello che voglio farvi vedere come è asciutto, vedete? Ecco qui, andiamo a mettere una bella spolverata di parmigiano sulla nostra pasta e andiamo a mangiare orecchiette con i broccoli.